andiamo qui. Vediamo un po'. Uff, non hai idea, Iole, non hai neanche idea. E tanti saluti all'arrivo prima del tramonto. Pensavo fosse anche più lontano. Cos'è quella cosa su cui hanno costruito il villaggio? Le rovine, dici? So che qualcuno la chiama aeronave. Anche se dubito che possa ancora volare. Che peccato. Credi davvero che ci sia un dominante in quel villaggio? Un'aeronave? Finora il mio scout non mi ha mai deluso. Quindi vediamo di sbrigarci. Forza. Eh sì, ricordo le vecchie città volanti di Final Fantasy, dai, più o meno il genere. Sintonizzarsi con un obelisco consente a Clive di raggiungere rapidamente la posizione tramite la mappa del mondo e la mappa locale. Per sintonizzarsi Clive deve solo avvicinarsi all'obelisco. Va bene, avviciniamoci a questo obelisco. Più forte delle parole. Okay. È la prima volta che ne vedo uno. Potrei usarli come indicazioni. In effetti. Prendendo la mappa si aprirà una mappa dettagliata della tua zona attuale. Ok. Noi dobbiamo arrivare là, d'accordo. Ok. E andiamo. Io avevo capito che mi trasportava là, però forse devo... Ah no, dopo quando posso tornare indietro. Aspetta, là ho visto qualcosa in mezzo alle fresche frasche. Sai cosa fare, bello? Vai, bello! È finita! Basta così! Ma mi era sembrato aver visto qualcosa di luminoso qua, mi sono sbagliato. Ho avuto le allucinazioni, vabbè. Andiamo. Ah, ora corre! Vedo qualcuno. Ma saranno amici o nemici? Nemici, sicuro. Morte, se sono sbucati. È finita. Di qua. Lì, bello. Vai. Vai. Bello. Altri waldiani. Ma perché? E che ne so, me lo chiedi a me. Libero di chiederlo ai prossimi. Andiamo. Poi aggiornami. Va bene. Ok, all'improvviso gli parte lo scatto. Così, parte. Arriva per primo. Giunge sul luogo. Si stanca. Va in affanno. Si riposa. Cammina. Nessun segno dei realisti. O di chiunque altro, in effetti. Stavo dicendo, abbastanza deserti col villaggio. Anche per quest'ora. Sembra un po' strano. Cosa facciamo? Cerchiamo il mio scout. Tu inizia qui, io faccio il giro largo. Prova a vedere in all'oratorio. Bella domanda. Mosca. Ridando? Battuta di legno, proprio di quelle pesanti. Vabbè, comunque. Non so neanche che aspetto abbia. Yes.
Sinceramente non so neanche io uno scout che può, lo possiamo. Il villaggio è del tutto abbandonato. Non credo. Ho voluto provare Regate l'obelisco. Aspetta, stavo là. Ah, bello, mi ha fatto spostare da lì a qui. Oh wow, che teletrasporto. Ci ho impiegato più con l'obelisco che andandoci di persona. It's wonderful. Yes. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Chi è? Sembra ci sia qualcuno. Direi proprio. Dov'è? Ah, eccola qua. È una bambina, sembrava. Ok. Non sono uno di loro. Io e i miei amici. Noi siamo dell'esercito imperiale. Siamo qui per aiutare. Dove sono i tuoi genitori? Nella chiesa. Nella vecchia fattoria. Allora li troverò e farò in modo che la vecchia sicuro. Fattoria. Lì, lì, lì. Resteresti qui nascosta. Dici io. Vabbè. Dunque. Sono lì su. Dai, Thorgal, andiamo e distruggiamoli. Aspetta, sono curioso. Perché posso andare di qua se devo andare su? Che cosa c'è qui? Ci sarà un tesoro? Eh sì. Saranno nel villaggio. Guarda, lo vedi? Il mio istinto da segugio. Certo, però in ogni gioco che fai tu devi rubare a questa povera gente che staresti aiutando. Però poi vai in giro a prenderti la roba che sta nei loro forzieri. Giusto? Ti trovi? Però è così. È così, cioè, hai capito? Tu vai ad aiutarli, però gli rubi la roba che sta nei forzieri. Nella chiesa, ti ho anticipato. Tu passa cioè, davanti. Io vi ho aiutato. Però non ho mai detto che non avrei preso nulla di vostro. Però siete vivi. Aspetta un attimo. Qui pure c'è un tesoro, fermo. Ne sono sicuro. Sento l'odore. L'odore di un tesoro. Bugia. Perché arrivare fino a qui se non c'è nulla? Maledetti! Ho fatto apposta. Sono dei tracobetti. Non dei trabocchetti. Sono proprio dei tracobetti. Vabbè, e allora andiamo a fare il combattimento lassù, dai. Eccomi. No. Ciccia, mi sembra sono fatto trascinare dal filmato. Volevo andare un po' più avanti che forse lì c'era un tesoro, però vabbè. Sei inginocchiato. È caduto. Che ha fatto? È svenuto. Quest'uomo morirà se non lo portiamo da un guaritore. Adesso basta abbaiare, cagnaccio. Urco can. Ce ne avete messo, eh? Indietro. Ullala. È bello però pure il potere di Sid. Tu che diavolo sei? Clive! Temevo non sareste venuti. Sei ancora vivo. Immagini. Più o meno. Ho fatto quello che ho potuto per gli abitanti, ma... Pensavo stessi scherzando. Ah, è lui il suo scout. È a posto, è con me. Sono tutti? No, ce n'erano altri. Due realisti hanno portato via i portatori prima che arrivaste voi. C'era un dominante tra loro. Può darsi, non ce l'aveva mica scritto in fronte. Indovina un po' dove sta andando. Clive,
Seguilo. Dai, ah, sta pure con l'armatura. Vabbè, pure tu stai con l'armatura, però. Inseguiamolo. Ma lo scatto tattico non lo fa. No, non lo fa. Combattimento, 5, 4, 3, 2, 1. Hai notizie dagli scout? Benedicta! Mia signora, abbiamo la compagnia del dominante. Tra non molto cattureremo la nostra preda. Molto bene. Gli altri, invece? Al momento i portatori si trovano a Kaer Norvent. Meglio trattenerne alcuni, allora, in caso il dominante ci sfugga. Ho già provveduto. Non verranno viziati, ve lo assicuro. Signori, un brindisi. Va bene. Grazie. Alla nostra signora dei venti e al re! Sì! Gli imperiali bevono questo schifo. Beh, questo finalmente spiegherebbe il loro fiato. Lady Benedicta! Imperiali! E invece di ucciderli, tu li hai condotti dritti con... Beh, non è che è stata proprio... Eccola. Aia. Guardate un po' chi abbiamo qui. Un portatore imperiale. Bene, mi stavo annoiando. Un altro scontro interessante. Deve essere abbastanza potente lei, Non mi sembra una sprovveduta, anzi. Non è che è solo crudele, è anche forte. Un'evocazione. Ma dove? Questa è pericolosa. Danza, Cirada! Qui potremmo morirci. Quello cos'è? Se è quello che sto pensando, Sid dovrà spiegarmi molte cose. Vai, bello! Aia! Lì, bello! Vai! Mordi, Tordal! Ah, dai, è scansa però. Lì, bello. Di qua. Torga. Stavolta no. Vai. Vai, bello. Vai. Ok. Godo, Ergo, tu!
Ce l'abbiamo fatta. Pensavo un po' più tosta, dai. Per essere un marchiato non te la cavi male. Hai visto? Clive! E si vince! Yes! Recluti i tuoi uomini tutti in questo modo? Non ricordo tue lamentele, Benedict. Allora, Sidolphus, ricordami, perché Sidolphus hai deciso di tradire meglio il tuo Sid. Ti ho fatto una domanda, Lord Comandante. Perché? Perché ne avevo abbastanza di voi e delle vostre buffonate. Eppure eccoti qui a rubare il mio marchiato. Che cosa trami? Perché dovrei dirtelo? Lady Benedicta! Abbiamo catturato il dominante! Mai un attimo di pace. Direi perciò si fa chiamare Sid, Iole. Ed è sparita. Volatilizzata, direi, più che sparita. Gli ha forse detto dove andava? No. Allora torniamo dalla perduta. Gli abitanti forse sanno qualcosa. Ma non possiamo. Ed è per questo che ho inviato Gav. Quell'uomo ha fiuto per queste cose. Fidati. Ok, va fatto. Allora, non si trattava di portatori. Cercavano un dominante. Sì, esatto. Pensavano che lo stessimo nascondendo. Come se accogliessimo un mostro simile qui tra di noi. Oh, senza offesa. Quando nessuno ha parlato, hanno iniziato a radunare chiunque avesse un marchio. E anche chi non ce l'aveva, in realtà. E così vi hanno rinchiusi, sperando che qualcuno di voi avrebbe ceduto. Sarebbe andata diversamente se aveste accettato il mio invito. Ah, non dirlo, dicevamo tutti la stessa cosa. Ma questa è casa nostra, che non vuol dire che non aiuteremo. E a questo io brindo. No, stasera no. Era ieri che ce l'avevo, Iole. Venite a sentire la storia di Dion, del principe audace le gesta cantiam. Ben 100 legioni il dragone guidò, e con l'eroico coraggio i nemici scacciò. Spiana montagne se la lancia brandisce, il ciel di cicloni ha un suo sacco. Ascolta, Clive. Ambisce, e se sul la vendetta non lo riporterà indietro. Per niente. Ma sì, Iola. 13 anni fa. Stasera non ho mal di testa. Un dominante ha ucciso mio fratello davanti ai miei occhi. E io non ho fatto nulla. Ma ora posso. Posso uccidere quel figlio di puttana. La prima parolaccia. All'anima di Joshua. Dopodiché sarà quel che sarà. Il fato. Ti accontenti di esserne schiavo?
Nel frattempo, in un posto molto molto lontano, sua radiosità vorrebbe farci credere che l'impero è invincibile. Eppure le chiavi di volta dell'impero vacillano sulle spalle di un pugno di codardi e tagliagole. Bahamut potrà anche guidare 100 legioni, ma non è che il giovane principe difende un castello di carte pronto a crollare alla minima brezza? Dimmi una cosa. Perché non resisti? In te risiede il potere di uccidere gli dèi. La Fenice stessa è morta tra le tue fiamme. Eppure non combatti. Non fuggi. Rifiuti il tuo dono. Forse sei distratto. No! Conosci la mia offerta? Unisciti a me e verrai trattato con il rispetto che meritano quelli come noi. Lord Margris, no! Ti lascerò considerare le tue opzioni. Sii gentile con loro. Molto caritatevole, amichevole, socievole. Lai. Altruista. Sveglia, Gav è qui. Kaer Norvent, una delle fortezze periferiche dell'impero, che però a quanto pare non basta a tenere fuori i realisti. I portatori catturati sono lì dentro. Ne sono sicuro. Se Benedicta ha l'ordine di restare nell'ombra, non starà viaggiando con molti uomini. Per questo terrà i prigionieri raggruppati nelle vicinanze. Compreso il dominante. Allora ci basta entrare in quella fortezza e scatenare un po' di caos. E che faccio io? Ottima domanda, Gav. Tu resti fuori dal castello e conduci i prigionieri al sicuro. Perdendomi il divertimento, non può farlo lui. Clive non ha il tuo stesso intuito. Finirebbe giù da un burrone prima di trovarli. Su via, Gav. Tu sei il più indicato. Beh, se la metti così, sarà meglio che vada in avanscoperta per evitare brutte sorprese. Vedi di non deluderlo. Non lo farò. D'accordo. Andiamo? Non così in fretta. Aspetteremo domani. Ma lui è lì dentro. Se partissimo adesso, arriveremo esattamente all'alba. Potremmo fare colazione insieme alle guardie. Dai, Clive. Si sono appena stabiliti. Ci resteranno ancora per un po'. Avremo solo un'occasione. Non vuoi sprecarla? No. Bravo. No. Visto?